Oggi vediamo come fare un impianto a goccia solare. Avremo una pompa a immersione da 400 watt, avremo un pannellino solare da 30 watt, e un inverter e un controllo di carica e una batteria ovviamente di quelle recuperate dalla macchina. Volevo spiegarvi un attimino il funzionamento veramente elementare del controller di impianto solare. Qui abbiamo l'ingresso più e meno del nostro pannello solare, qui abbiamo l'uscita più e meno che vanno alla batteria e qui abbiamo, se vogliamo, un utilizzatore 12 volt. Ecco, rilevato 12 volte 8. Volevo dirvi due parole riguardo al nominale 1500 watt, spunto 3000. Ok, vi mostro allora un attimo il circuito. Questo è il pannellino solare 30 watt. Qui ci siamo collegati un attimino giusto per vedere le tensioni in uscita. Attualmente sotto carico mi dà 13 volt e lì, se vedete il pannello, ho il simbolo del pannello solare che sta caricando la batteria.